arrivati alla entrata principale del parco, la cosiddetta Via del Pero, almeno noi l'abbiamo soprannominata così proprio per quel pero che vedete a metà della stradina. In realtà questa si chiama Via dei Morti, probabilmente perché collegava tutte le cascine che adesso incontreremo con il cimitero di Pioltello. Come fanno i piuntelatti di de festa, con calfa de gen furesta, un'ave amata de per la testa, a piacergli questa città, mezza in cielo e metà per terra, e se vuoi bere una birra, 5 lire, c'è poco da protestare, c'è poco da protestare. Non facciamoci riconoscere che siamo di Pioltello, soprattutto quando sul più bello si caccia una bionda che par che gasta. Lei parla solo italiano con un accento strano, e mentre parli guarda lontano, guarda Milano che passa di là. Quella che vedete alle mie spalle è la cascina Valotta. È forse la più piccola delle cascine che incontreremo, sicuramente è stata rimaneggiata in maniera direi molto brutta, la sua struttura originale doveva essere completamente diversa, una cascina del 1600, almeno questo dicono i dati che abbiamo in mano. È una cascina che dove si sono riposati i soldati francesi di Napoleone che andavano alla guerra contro gli austriaci. La cascina Saresina, e intervisteremo la signora Nodari che ha abitato qui da tanto tempo. Ma in che anno era quell'epoca lì? Dal 50 al 56, ecco. Primi del 50 alla fine del 56 saremmo state un 14, 15, 17 famiglie, adesso io non me lo ricordo più bene. Quindi era una cascina grossa perché tante famiglie. Ma avevano su le bestie? Le bestie le aveva il fitavolo, che era il camera, Felice. E noi eravamo i contadini che si lavorava non a mesadria, ma pagati mensilmente. Cascina era una bella vita? Era una bella vita perché anch'io ero nata già in cascina, però qui mi sono trovata più bene ancora perché almeno la sera c'era qualcuno che parlava, si mettevano gli uomini, chi scherzava, chi parlava. La televisione non c'era? No, la nonna Barbara che diceva il rosario, era tutto un bel... capito? Un bel vivere. Sì, a me piaceva. Caccato alle spalle la cascina Saresina e siamo arrivati in questo angolo che noi abbiamo ribattezzato il boschetto, che in realtà si chiama il Terun, non nel senso del meridionale, ma nel senso del rialzo di terra, ed era praticamente l'origine, ormai adesso deturpata da questi scandalosi rottami e immondizie, era l'origine del fontanile Saresina. Lunga è la strada, ma l'ho voluta io, piena di curve, solitaria nella sera, che sfoghi tutta quella voglia di pianura, atavica ed oscura che c'è in me. Ed io rallento e mi fermo ad aspettare che sbuchi come sempre nella nebbia rada, ma tu hai deciso di prendere la tua strada, ormai vada come vada, io da solo sono qui. Quello che vedete è la cascina Vareggiate, la più grande delle cascine del parco, è disabitata e in stato di degrado. Riteniamo che il degrado sia proprio l'obiettivo della proprietà, tenuto conto che ci sono ben altri progetti su queste mura, su questi terreni. Completamente abbandonata, a dire la verità, non lo è. Come vedete, due guardiani delle mura ci sono, pronti a far desistere qualsiasi intruso. Comunque, la cascina Vareggiate è la più nota delle cascine del parco, perché al momento della sua cessione dall'IPAB alle Igresti, venne versata una tangente di circa 100 milioni, così almeno ha ammesso il dottor Carriera, direttore appunto dell'IPAB a quei tempi. Attualmente la cascina è di proprietà della società Iniziative Nord-Est, che ha presentato in comune a Pioltello ai nostri amministratori un piano di recupero e di utilizzazione dell'intera area. E questo è in realtà l'oggetto del contendere in sostanza tra ambientalisti e amministratori. Da una parte gli ambientalisti vorrebbero mantenere questo pezzo di campagna lombarda così com'è, rivalutando al massimo le cascine,
dall'altra gli amministratori vorrebbero invece lottizzare questi terreni secondo appunto il progetto di iniziativa nord-est. Quella che state osservando è la roccia Ciocca, anche questa è un defluente del Naviglio e anche questa ha un carattere torrentizio, nel senso che per alcuni periodi dell'anno è praticamente asciutta, si riempie di nuovo per esigenze di irrigazione dei campi. La campagna, non c'era tutta campagna, non c'era, niente. Fino alla cascina a sinistra era stata Ignana, che disegno, e a destra appena dentro nella via c'era quei che facevano i trasporti, i leoni facevano i trasporti con le vaie, i cavalli andavano via la mattina, venivano a casa la sera dopo, anche 2 giorni stavano via con i cavalli e i cavalli. Sì.